Le anteprime di Caffè Italia. Bentrovati da Dario Albertini. Oggi voglio parlarvi di una novità assoluta su Caffè Italia, podcast e canale YouTube, che è rivolta ai bambini. Sì. E quindi molti di voi stanno pensando: bambini, pupetti, pupi, pischelli, 6 anni, 8 anni, 10 anni, 12 anni. Ma io voglio parlare in realtà ai bambini da 0 a 99 anni. Per chi bimbo lo è e chi bimbo non ha dimenticato di essere stato. Perché in questa stagione vogliamo parlare dell'antico Egitto. Egitto, terra millenaria. A cura di Barbara Faenza. E qui parte la musica. Qui vogliamo creare l'atmosfera che vi porterà sulle rive del Nilo. Ne avete almeno sentito parlare del Nilo, delle sue inondazioni, del limo, grande risorsa per l'agricoltura egiziana, fin dalle origini della civiltà. Delle piramidi avete sentito parlare sicuramente tutti. Avete sentito parlare di Cheope, Chefren e Micerino. Avete sentito parlare di Nefertari, Nefertati, ma io qui mi posso sbagliare, allora ho bisogno di un'esperta, ho bisogno di un'archeologa, nonché scrittrice, che si chiama Barbara Faenza. Ciao Barbara. Ciao Dario e ciao a tutti quelli che ci stanno ascoltando. Come spesso accade su Caffè Italia, gli incontri, quelli che poi diventano voce, quelli che diventano storie, sono assolutamente casuali e sono quelli che, grazie all'incontro fra anima, letteratura e istinto, poi diventano qualcosa che ci piace condividere con voi. E allora, insieme a Barbara Faenza, noi faremo partire dal mese di ottobre una serie di episodi dedicata all'antico Egitto, perché l'antico Egitto è storia, non solo. L'antico Egitto è mito, non solo. L'antico Egitto è una vera e propria fucina di conoscenze che da sempre affascina tutti, affascina, dicevo prima, i bambini. Affascina chi bambino non lo è più, ma è nella mezza età. Io ne faccio parte e sono un divoratore di documentari. Cara Barbara Faenza, di cosa andremo a parlare in Egitto, terra millenaria? Beh, guarda. Prima di tutto andremo a parlare proprio in Egitto, è come se fossimo proprio lì, mi piace l'idea di essere in Egitto e di parlare di questa straordinaria civiltà. Come hai detto, per tutti questo podcast è per tutti, perché in effetti tutti siamo dei bambini, rimaniamo dei bambini e principalmente quando si parla di Egitto a tutti piace. Questo porta anche a delle derive un po', no, fantasiose spesso, ma insomma, come dire, si parla sempre di Egitto e va bene così. E io peraltro ti ringrazio di avermi dato questa possibilità, questa opportunità, perché sono un'egittologa, ma sono anche un'egittomaniaca, nel senso che amo parlare dell'Egitto, amo divulgare quel poco che so, quello che so, perché ovviamente non si sa mai tutto, e amo anche contagiare gli altri, contagiare di quella bellissima malattia che è una malattia cronica che non passa, che è quella dell'amore proprio per questa antica civiltà. Secondo te, noi, Barbara, quanto interesse c'è, alla luce della tua esperienza oggi, nei confronti dell'antico Egitto? E visto che dicevamo che andiamo a rivolgerci ai bambini da 0 a 100 anni, quale sarà il mood, il tono di queste chiacchierate? Beh, allora, la prima domanda rispondo subito. L'interesse che colgo è tanto, perché l'antico Egitto comunque non cioè l'interesse per l'antico Egitto non tramonterà mai, c'è sempre stato dall'antichità ad arrivare ad ora. L'egittomania, anche i contemporanei degli egizi amavano, no, l'Egitto. E io la cosa che posso dire è che
io ho fatto molta didattica al Museo Archeologico di Bologna, quindi ho lavorato con i bambini, ho scritto adesso anche dei libri per bambini e devo dire che io ho imparato tanto all'università, ma dopo 16 anni di lavoro in museo, a contatto con le scuole, io ho imparato molto di più, perché io dai bambini, ai bambini devo tantissimo, infatti in un libro che ho scritto sui geroglifici ho ringraziato i bambini, perché i bambini fanno le domande senza, no, come dire, delle domande perché sono curiosi. Spesso l'adulto ti fa una domanda in visita guidata perché vuol far vedere quello che sa, è terribile, oppure metterti in buca. Il bambino chiede le cose più semplici, ma che sono quelle più difficili, sono risposte difficili da dare. E quello che ho imparato è proprio anche di non dare niente per scontato, cioè non bisogna usare dei paroloni. Ecco, il mio mood è questo, non userò mai paroloni difficili, odio quando uno lo fa. Cioè il vero studioso, quello che sa le cose, non deve trincerarsi dietro delle parole difficili come fossero uno scudo, una difesa. I veri, i grandi veramente, non penso di essere una grande, però cerco di copiare un po' dai grandi, i veri studiosi sono semplici, amano descrivere le cose con semplicità. E ne conosco tantissimi di studiosi che fanno questo genere di divulgazione. E la semplicità, attenzione, non è mancanza di basi, no? Mancanza di fondamenta di fondamenti storici, ma la semplicità è parlare direttamente per farsi capire. Deve esserci una simbiosi, no? Tra colui che parla e colui che ascolta. Quindi diciamo che io apprezzo molto parlare semplicemente, perché quando io sento qualcuno che parla di una materia che non è mia, o leggo un libro su una materia che non è la mia e non capisco e ogni tre righe devo prendere il dizionario, mi viene nervoso. E io sono assolutamente d'accordo con te, e mi pare a questo punto di poter dire che non è affatto un caso che tu, perché ho voluto che la scegliessi tu, abbia scelto come copertina di questo ciclo di episodi l'immagine del busto della regina Nefertiti. Perché questa scelta? Beh, la scelta potrà sembrare un po' banale, perché ovviamente, però io l'amo tantissimo, perché è il ritratto più bello del mondo antico. Questa regina, peraltro, sono legata molto strettamente a questa regina, a Nefertiti, perché era la moglie di un faraone che è Akhenaton. Akhenaton è probabilmente il padre di Tutankhamon, siamo circa nella metà del XIV secolo avanti Cristo. Akhenaton è un faraone eretico, ha introdotto il culto di un unico dio, insomma tanta roba, e Nefertiti è una donna di potere, importante e bellissima. Peraltro io il primo libro che ho letto serio, sai i libri senza immagini? Sì, sì. Lo ricordo. Quando fai il passaggio, il grande passaggio da leggere un libro illustrato dell'Egitto, che ho ed è bellissimo, a un libro su Nefertiti di Vandenberg, adesso non ricordo, non era chissà che come libro, ma non c'erano immagini, c'erano soltanto un po' di foto in mezzo, era tutto scritto. Io quando l'ho finito mi sono sentita grande e avevo più o meno 13-14 anni, sono rimasta affascinata dalla figura di questa regina, ma soprattutto del marito, che è questo personaggio straordinario di cui parleremo nel corso del podcast. Quindi mi sembrava, visto che quando ho incontrato questi personaggi grandiosi, ho deciso di fare l'egittologa. È lì che mi è nata la, per amore di questo periodo, di quello che Akhenaton e Nefertiti hanno fatto in tantissimo tempo fa in Egitto, questa rivoluzione. Cara Barbara, prima di salutarti e dare appuntamento ai nostri giovanissimi da 0 a 99 anni più ascoltatrici e ascoltatori, ci regali una chicca come anticipazione? Ma guarda, di chicche ce ne sono tantissime. Una cosa che mi viene in mente, perché è abbastanza, come dire, ancorata ai giorni nostri, è che noi ci stanchiamo molto a lavorare, no? Bisogna lavorare per vivere, e spesso si lavora 8 ore al giorno, purtroppo anche di più, molte persone sfruttate. E devo dirvi che nel Nuovo Regno, il Nuovo Regno egiziano è un periodo che va dal 1539 al 1069 avanti Cristo, quindi più di 3000 anni fa. Noi abbiamo la testimonianza da una città, insomma, in cui sappiamo per certo si lavorava 8 ore al giorno, e a mezzogiorno si faceva la pausa pranzo. C'erano le assenze per le malattie, per il matrimonio della figlia, oppure se un figlio stava male, c'è il registro delle assenze, cioè giustificate da lavoro. Quindi possiamo dire che veramente avrebbe da dire, ma che cosa, strano ma vero, no? Ma tante volte noi vediamo che queste persone così lontane da noi in realtà sono più simili
a noi di quanto noi potessimo pensare. Questa è una delle tante piccole chicche che si possono dare, curiosità, diciamo. Poi una cosa, se posso, se ho il tempo di dirla, a me piacerebbe, non so se è possibile perché è il primo podcast che faccio, quindi mi affido a te, vorrei mettere poi, quando c'è la necessità, un piccolo consigli di lettura, oppure link di video da vedere su YouTube, insomma dei piccoli consigli che possano portare i nostri piccoli lettori, o grandi ma piccoli dentro, nel senso piccoli per curiosità, a poter approfondire i discorsi che tratteremo. A Caffè Italia conta la simpatia, la competenza e quella buona dose di istinto che ci consente di parlare di tutto col vicino di casa o che viene a sedersi ai tavolini del nostro caffè. A cura di Barbara Faenza, dalla prima settimana di ottobre, Egitto, terra millenaria. Grazie Barbara Faenza. Grazie a voi. Seguite Caffè Italia, perché ogni giorno raccontiamo storie che aprono orizzonti.